Questo programma è offerto da Formazione SRL, Learning Center, via Domenico Morelli 49, Napoli. Era cominciata pacificamente la manifestazione dei commercianti napoletani che questa mattina avevano indetto la serrata dei negozi per protestare contro le zone a traffico limitato attivate dalla Giunta De Magistris. Da Chiaia e dal centro storico due cortei sono confluiti in piazza Municipio, presidiata da polizia e carabinieri in tenuta antisommossa. Alcuni petardi sparati in serie da un gruppo di ultras dello Stadio San Paolo hanno poi generato caos e panico, spingendo le forze dell'ordine a intervenire con i lacrimogeni. In una Napoli quasi militarizzata e contraddistinta dal 90% delle saracinesche abbassate, i manifestanti hanno deciso poi di spostarsi sull'odiato lungomare liberato dalle auto e hanno bloccato il traffico in corrispondenza della Galleria Vittoria. Anche qui la polizia è intervenuta e non sono mancati momenti di tensione. Durante le cariche della polizia, un noto commerciante della piazza ha ricevuto una manganellata da un poliziotto ed è stato necessario l'intervento dell'ambulanza. Questi signori non hanno capito niente. È stato aggredito, è stato picchiato la polizia. Io sono stato picchiato e meno male che c'era un signore che mi ha tirato su. Ma andiamo, se fanno con Paolo Manziano. Un uomo che è arrivato fino al Papa in udienza privata, cavaliere ufficiale del lavoro. Ma voi capite? Amica di... lei lo sa che è venuto 4-5 volte. Ma chi mi ha dato la manganellata? I poliziotti. Anche i poliziotti, chi mi ha dato? Difficile consumare un caffè o fare la spesa questa mattina a Napoli. Le conseguenze della serrata indetta dai commercianti del centro storico e della riviera di Chiaia contro la ZTL si sono protratte per tutta la mattina. Siamo chiusi. Come? Siamo chiusi per protesta. Giusta secondo lei questa serrata? Giustissima. Ritengo che ormai siamo arrivati alla frutta, anzi neanche, al conto forse. Lei non partecipa al corteo? Sì, adesso esco dal negozio e vado al corteo, perché c'ho l'altra entrata nel palazzo e quindi sono chiuso. Senta, quando il sindaco dice che la crisi non è colpa della ZTL ma della crisi economica generale? Sicuramente c'è una parte di verità, ma la grossa crisi la sentiamo qua in città, quindi... La nazionale ci colpisce, ancora di più quella cittadina. Dove c'è il negozio lei? Al centro storico, Piazza del Gesù. Siamo in una gabbia, siamo ghettizzati ormai. Non si scende più da Tarsia, non si scende più da Via Girardi. Ormai siamo chiusi, non ci sono alternative. Ci dai questo spazio di far passare gli scooter, ma non c'è sosta. Allora le cose le facciamo a volo? Non va bene questo. Commercianti e residenti nei quartieri ZTL si sono radunati in due piazze della città prima di confluire davanti Palazzo San Giacomo. Da Piazza Carità è partito il corteo dei negozianti del centro storico, mentre in Piazza dei Martiri si sono concentrati quelli della Riviera, tra cui anche i negozianti costretti a chiudere le attività in seguito al crollo di Palazzo Gambino, ovvero i primi promotori della protesta e i primi a dissociarsi da quanto accaduto in Piazza Municipio. Avevamo preannunciato che laddove poi si fossero verificate manifestazioni pacifiche, organizzate pacificamente, naturalmente in una città con una dinamica criminale purtroppo come Napoli si sarebbero potuti creare degli eventi spiacevoli, non programmati, dai quali noi ci dissociamo completamente. Vasta operazione della polizia con il supporto degli uomini dell'ASL e dei vigili del fuoco nelle case degli spacciatori di droga al Parco Verde di Caivano, nell'ambito delle iniziative Alto Impatto. Sequestrati anche 3 cavalli pony che erano rinchiusi in un cortile, una decina di telecamere, numerosissimi paletti e dissuasori installati per ostacolare gli interventi delle forze di polizia ed agevolare i traffici di sostanze stupefacenti, un bilancino di precisione ed un sofisticato congegno elettronico per il comando a distanza le cui funzioni sono in corso di accertamento. In un caso un uomo aveva montato 2 porte blindate probabilmente per paura di subire un attentato. Consegnato il foglio di via a 30 persone non residenti a Caivano perché considerate indiziate di pericolosità.
controllati anche 15 detenuti agli arresti domiciliari dagli agenti del commissariato di Afragola, che ha coordinato le attività della squadra mobile di Napoli e del reparto prevenzione e crimine della Campania. Oltre 3.000 persone, tra le quali i compagni di classe e gli amici di Emanuele Di Caterino, il 15enne ucciso a coltellate da un 17enne ad Aversa, hanno preso parte ad una marcia silenziosa e commossa. La marcia è terminata proprio dove è avvenuto il delitto, in via De Chirico. Tra le persone che hanno preso parte all'evento anche il sottosegretario alla pubblica istruzione Marco Rossidoria. Il corteo è stato aperto dallo striscione Emanuele, ti ricorderemo con quel sorriso che facevi invidia al mondo, saremo sempre con te. I compagni di classe di Emanuele dalla prima E del liceo Fermi hanno invece esposto un cartello bianco con la scritta «Per un amico come te non ci sono frasi, solo parole di gioia. Vivrai con noi per sempre nel cuore e nella mente, ti vogliamo bene». E intanto questa mattina si è svolto l'interrogatorio del 17enne accusato dell'omicidio e il medico legale ha effettuato l'autopsia sulla giovane vittima. Domani mattina, sempre ad Aversa, sono in programma i funerali in un clima di tensione e di commozione. Le misure previste dalla legge regionale per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano e l'istituzione delle botteghe scuola sono state illustrate dall'assessore provinciale di Napoli Ciro Alfano e dal presidente della commissione regionale artigianato Fabrizio Luongo nel corso di una riunione del coordinamento dei comuni per le attività produttive che si è svolto nella sala Cirillo di Palazzo Matteotti e riservata ai sindaci e agli assessori dei comuni del Napoletano. L'iniziativa intendeva fare chiarezza sulle nuove norme approvate dalla regione Campania tesi a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e il rilancio dell'artigianato. Al termine dell'incontro, su proposta dell'assessore Alfano, è stato deciso di organizzare per il 9 maggio una giornata di formazione sulle nuove norme in materia di artigianato, riservata ai dirigenti e ai funzionari dei 92 comuni della provincia. Ma c'è una normativa che va verso nuove figure professionali e quindi cambia tutta l'impalcatura, quindi noi come ente provincia svolgiamo questo ruolo di coordinamento e quindi oggi abbiamo convocato il coordinamento dei comuni proprio per trasferire alle realtà locali quelle che sono le innovazioni, che sono le modifiche delle normative. In più ci sono grandi opportunità per quanto riguarda finanziamenti con figure come il maestro di bottega, per cui potrà consentire un rilancio dell'economia a livello locale. Questi vantaggi per la categoria secondo il presidente della Commissione Artigianato, Fabrizio Luongo. L'iniziativa è sicuramente molto interessante e sia quella del titolo di maestro artigiano, un titolo propedeutico alla bottega scuola che può dare una grande possibilità occupazionale e anche una lotta al lavoro nero, ma anche l'iniziativa del fitto poltrona che sta per approdare in consiglio regionale con la finanziaria può dare l'opportunità a due imprese artigiane di coesistere nello stesso attività. Questo può sicuramente contribuire ad abbattere i costi e dare una risposta concreta alla crisi economica di cui stiamo vivendo in questo tempo. È Internet il nuovo ambito virtuale dove discutere di filosofia. Il Festival della Filosofia della Magna Grecia lancia infatti il primo social network con una community filosofica rivolta alle migliaia di giovani che ogni anno partecipano alla rassegna. Uno spazio virtuale inserito nell'ambito del festival che si svolge dal 15 al 21 aprile in Cilento, che a differenza di quanto avviene con gli altri social network, parte da uno spazio fisico. I ragazzi prima si conoscono di persona durante il festival e poi potranno continuare a discutere e frequentarsi in rete, ritrovandosi nella community, come conferma Giuseppina Russo, presidente dell'associazione che organizza l'evento. Il nostro festival è un progetto educativo di tipo esperienziale che appunto accompagna questo sviluppo del pensiero critico dei liceali che appunto numerosi vengono per dissertare di filosofia nei luoghi della filosofia. Il nuovo sito web è stato lanciato oggi nel corso della presentazione della 7ª edizione della rassegna, il cui tema è Aglaia, la lucentezza, come spiega Iriana Marini, direttrice del festival. Abbiamo creato un luogo virtuale, i ragazzi dopo che si incontrano in un luogo fisico diventano, diciamo, protagonisti anche all'interno di internet del nostro sito. Abbiamo una community che è un social network, quindi abbiamo il primo social network dedicato agli adolescenti e alla filosofia. Il Festival della Filosofia della Magna Grecia ha ricevuto l'adesione del Presidente della Repubblica e si svolgerà tra gli scavi di Velia, la Certosa di Padula e il Vallo della Lucania.